Io proprio inizierei proprio a cazzo duro a rompere il ghiaccio. Gear Fifth, ti piace oppure no? A me piace da pazzi. Penso sia il mio gear preferito dopo il second. Troppo, troppo bello. Perché esagera ed in un certo senso esaspera anche quella vena comica che prima aveva Rufy. Che diciamo si intrometteva per pochi frangenti nei combattimenti. Adesso proprio è il punto forte di del Gear Fifth, giusto? Five. Sì, fifth. Ok, quindi il fatto che la comicità sia effettivamente un punto di forza, che proprio quindi sia utile a Rufy per spaccare il culo a Kaido, è fighissimo, è veramente una cosa fuori di testa. Cioè, c'è anche un po' di, come dire, di, a parte di, vabbè, chiaramente è tutto preso dai cartoon, dai Looney Tunes specialmente, e tutta no? Quei prodotti lì. Però mi sono scordato il 12 e comunque Io fighissimo. sono d'accordo. Mi dispiace leggere pareri di chi non lo apprezza, chi proprio non riesce a farselo andare giù, ma proprio a priori. Perché secondo me questa è una delle cose più One Piece di tutte. Di per sé, come, proprio come trasformazione, come idea, no? Ti va a rompere, almeno per quanto riguarda le trasformazioni che conosco io, ti va a rompere tutti i canoni delle trasformazioni fighissime, durissime, che ci sono sempre state nei Battle Shonen, per quello che ricordo o che conosco io. Ma pure a proposito di rompere, diciamo che rompe anche un po' potremmo dire, la quarta parete o comunque il modo di fare fumetti, perché diciamo c'è un protagonista che attraverso la comicità si rende forte e anche un po' invulnerabile agli attacchi del nemico, come sta facendo adesso Rufy. Prima era una cosa assolutamente da vignetta comica che mettevano i mangaka lì per rompere i coglioni ogni tanto, invece adesso è proprio. Fa parte del combattimento, capito? Non è una cosa extra, non lo senti come una cosa extra, è proprio parte integrante del combattimento. E il fatto che lui l'abbia integrata così bene, Oda, secondo me è tanto di cappello. Integrata bene non solo nella battaglia, ma anche nelle tematiche, perché è strettamente legato alla tematica del sorriso e adesso di Nika e tutto il resto che Oda si è inventato l'altro ieri, che però adesso, vabbè, di questo magari ne parliamo dopo. Sì. Ora, recupero un attimo. Allora, Yami dice, non ha senso chiamarlo Gear Fifth, è semplicemente il risveglio del frutto. Sì, però è Rufy che dà il nome a questa cosa. Non mi vengono esempi per spiegarlo, però lui ha sbloccato questa cosa qui e invece di chiamarlo risveglio lo chiama Gear Fifth. Ci Cioè, sta, non eh. è che il Gear Fifth è un'abilità innata che lui riesce a risvegliare, come per esempio il Super Saiyan, che è una cosa che Goku risveglia, però ha già un nome di suo. Luffy risveglia il risveglio e lo chiama Gear Fifth. Ed è fighissimo, secondo me, vedere tutti i gear di prima come degli assaggini di questo Gear Fifth che è completo. Ma poi è fighissimo il fatto che lui gli dia un nome, perché un nome diverso da quello che realmente è quello che gli è successo, perché lo rende ancora più suo, rende ancora la cosa ancora più sua, quindi è fighissimo. Ciao Wilix, grande Wilix, sei il mio capitano. Wilix, ricordiamo, seguiva anche la Revue Sensei a leggere quando Mamma, leggeva One Piece. Wilix non seguiva un cazzo di One Piece, non sapeva un cazzo di One Piece, però la vita senza non se ne perdeva mai. È tutto piaciuto prima. Il prossimo 1 aprile, Forchetta. Quindi a voi che ti aspettare. Tutti si aspettano un power-up Katsuto e Oda spiazza mettendo qualcosa di divertente, dice Paolo. Io ho davvero. Cioè, per me questa è una delle cose più belle di One Piece, il Gear Fifth, in generale. L'ultima capitola infatti è importante per causa di Rufy e nessun altro. Kenzo, non so, tu forse pensavi di iniziare prima da Whole Cake Island e poi arrivare a Wano? O vuoi, ti va bene andare così un po' sparso? No, no, io in realtà la mia domanda voleva essere un generico
cosa ne pensi dell'attuale One Piece? Basta, cioè. Dell'attuale One Piece. No, però a questo punto seguiamo il tuo filone che è meglio. E parliamo di come ha contestualizzato il tutto Oda, cioè quindi Enika, il risveglio, Gear Fifth, i cinque astri dei cazzi che non sanno dove sbattere la capoccia, tutta quella cosa lì, no? Di loro che sapevano di questo frutto, dei suoi poteri, del suo pericolo, del suo essere pericoloso. E di quanto fosse una minaccia, eccetera, eccetera, e non hanno fatto assolutamente niente. Tu come l'hai vista questa cosa? A me ha dato fastidio, nonostante c'è chi ha, tipo il reverendo nell'omelia, ha fatto un discorso su tutte le volte che la Marina è andata dietro Luffy, però c'è sempre andata per altri motivi, almeno per quanto Oda ha detto al lettore. Perché poi se vogliamo pensare che in realtà c'erano anche altri motivi di dietro, allora ok, però finché Oda non mi mostra quella vignetta, che sarebbe bastata, in cui mi mostra gli astri che accendono questa cosa. Ci siamo? Sì, dovremmo esserci. Mi confermate che non stiamo laggando? Non me lo confermate, quindi stiamo laggando? Ok, siamo in live ancora, tranquillo. Ci siamo? Sì. Si Non so, non ricevo feedback dalla chat. stanno scopando, si vede. Vai. Ok, ci siamo. Parentesi di Coprio. Rado dice che di Coprio è passato sotto casa sua e ha fatto pure il video. Vabbè, ma come hai fatto a non Praticamente beccarlo? è come quando tipo vai in pellegrinaggio alla chiesa di un santo e tocchi la reliquia. È successo questo, però è come se il santo fosse andato da Rada. Giusto. Mi dicevi ante? Mi sa che c'è un po' di delay. Comunque, dicevo che la Marina è andata dietro Luffy più volte, però Oda ci ha detto che è andata dietro Luffy per altri motivi. Non ha mai nominato il fatto del frutto di Giusto? Joy Boy e questa roba qua. Ma serviva questa vignetta qui, perché altrimenti poi possiamo imbastire tutto il discorso che vogliamo. Però serviva conoscere questa motivazione. Ed è Giusto, giusto. una cosa che non puoi più fare ormai. Cioè, la puoi fare in maniera un po' retroattiva, ma doveva esserci prima, secondo me. Sì, esatto. Cioè, diciamo che se ti metti a dare spiegazioni a sta cosa è un po' come mettere lo scotch. Sei un Eh? poltino, forse. Sei un poltino, mi sa. Sono Martino. Mi sa che StreamYard ti ha alzato me da te perché da loro è regolare. Diciamo che se ti metti a giustificare sta cosa è un po' come mettere lo scotch a una botte di vetro che sta perdendo acqua. Cioè, non ha tanto senso. Si vede che Oda, ma come tantissime altre cose, l'ha partorita dopo questa cosa qui, del frutto, ha cercato in un modo o nell'altro di. Ma anzi, più che Oda, alla fine, perché comunque Oda non si è ancora espresso su questa cosa, definitivamente, diciamo. Quindi magari poi se ne esce con una spiegazione assurda che riuscirà, come dire, a salvarlo, tra virgolette. Però ecco, il fatto che i fan si mettano lì a difendere, a dare le peggio spiegazioni, quando comunque. Si vede che c'è un retcon bello potente ed è assolutamente evidente sotto gli occhi di tutti. Non c'ha tanto senso. La Marina ha seguito Luffy di qua e di là, sì, ma l'ha fatto per, come ha detto Ant prima, per tanti altri motivi, ma non per quello lì. Anche perché se la Marina avesse voluto effettivamente fermare Luffy, porca puttana, manda i Kainu, ammazzalo. Finito. Manda i Kainu, prendilo, incarceralo e basta.
quindi, come dire, i mezzi la Marina per fermarlo ce l'aveva, poteva mandare persone di un certo livello, ha mandato pezzi di merda, stronzi che non valgono niente, quindi raga, non ha alcun tipo di senso. Semplicemente Oda non ci ha pensato. L'unica cosa che potrebbe giustificare Oda è il fatto che del frutto ne parla il rosso ai Gorosei, ma comunque è abbastanza ridicolo. Vedremo Oda cosa tirerà fuori. O Shanks oppure Im, nel senso che gli astri non sapevano del frutto e gliel'ha detto Im dopo, perché Im ha deciso a un certo punto di agire. Però comunque, non lo so, non, dal discorso che fanno sembra lo sapessero. Boh. Vediamo. Certo è che fino a per quello che conosciamo ora e per quel che possiamo giudicare ora non è venuta bene come cosa. Allora, Django dice: ho solo una critica per sto Gear Fifth. Prima Luffy era predestinato per quello che diceva, per le sue azioni, per la D, perché sentiva la voce del mare e di Zunisha. Ora è predestinato perché è fisicamente avvantaggiato rispetto agli altri, perché è effettivamente morto nel 1043 ed è vivo solo grazie al frutto. Più che predestinato per quello che diceva. Ah, ho capito forse che intendi per predestinato, per tutto il culo che convergeva in lui, praticamente. Tutte queste cose che non dipendevano proprio da lui, ma con cui c'è nato, la D, il potere di sentire la voce delle cose, non delle cose, scusate, dei re del mare, di Zunisha. Però, comunque, questi poteri li ha sviluppati grazie all'impegno e alle cose che ha passato in tutto questo tempo. Perché, che ne so, se fosse morto decapitato da Buggy nel capitolo qual era 9900, non avrebbe assolutamente risvegliato il frutto. Il risveglio del frutto e quindi il potere eccessivo che ha ora è arrivato grazie all'allenamento e a tutti i nemici che ha affrontato finora. Ho detto i nemici, non gli nemici, forse sembrava. Ah, quindi, cioè, insomma, Rufy non è che è predestinato, semplicemente se non si fosse comportato come Rufy, non avesse fatto le cose che ha fatto Rufy fino ad ora, non avrebbe mai risvegliato il vero potere del frutto, è quello che stai dicendo. Morto Hunter, hanno sparato Hunter, ragazzi. No, 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 stavo sentendo e stavo intanto leggendo la chat. Si vede che stiamo iniziando a parlare di One Piece perché la chat inizia a scrivere tanto e a Sì, scrivere esatto, infatti. frequentemente tanto, quindi è Pure io faccio difficile. fatica. Ciao Ciao Morbidone. Morbidone. Allora, vediamo. Più che altro mi piace che Luffy non sia Joy Boy. Né come reincarnazione, né come, ma è semplicemente può essere semplicemente che ha risvegliato ha risvegliato il risveglio, scusate la ripetizione, ma non mi viene altro modo di dirlo. Potere che sicuramente aveva anche Joy Boy e quindi Zunisha lo ricorda. Boh, io sinceramente non so, cioè, la prospettiva, cioè la percezione che io ho di Luffy non cambia tantissimo questa cosa del frutto che si è risvegliato, cioè Luffy è sempre Luffy, quello che ha fatto fino a mo' l'ha fatto perché è Luffy, il frutto si è risvegliato, amen, cioè, non capisco tutta sta cosa per il predestinato, per insomma per Luffy che adesso c'ha sto risveglio. Perché prima, cioè nel capitolo del risveglio, no, nel capitolo del risveglio, nel capitolo in cui Zunisce dice, mi ricorda Joy Boy, una cosa del genere, c'erano ipotesi per cui potesse non essere più Luffy ed essere Joy Boy, o comunque essere legato a Joy Boy in maniera molto più stretta, o essere diventato il nuovo Joy Boy. Invece, per quello che stiamo vedendo ora, è Luffy e basta. E come hanno detto anche prima in chat, ce lo ricorda lui stesso nello scorso capitolo, ripetendo la frase
di voler diventare il re dei pirati, che però questa volta, a differenza di altre, ci sta di più ripeterlo. A me onestamente cambia partita quando c'è, ma cioè il fatto è che fino ad ora non è che lui era potente in culo perché c'aveva il frutto. Lui era potente perché era lui, ha saputo sfruttare il frutto nella maniera migliore possibile. Poi questa cosa di sveglio è successa mo. Che non capisco. C'è dovuto arrivare a questo livello. Capito, io quello non capisco. Il risveglio. Non c'è arrivato grazie al frutto, grazie alle proprietà OP del frutto. C'è arrivato riuscendo man mano a sfruttare a suo vantaggio con i vari gear. E poi dovrà prendere il culo per il frutto divino. Vabbè, ora è potente mo, ma fino a mo. Ora sì. Fino a mo è stato potente perché Luffy voleva essere potente. E Ricollegando i messaggi di Rado, due cose mi danno fastidio. Voglio sapere cosa ne pensi, Kenzo. Il discorso Nika è ne parli anche sul gruppo. La sovrapposizione che si viene a creare tra il parallelismo Luffy Roger, che adesso viene dimenticato, e adesso, perché adesso c'è il parallelismo Luffy Joy Boy. C'è sempre stato il parallelismo Luffy Roger, Luffy diventa il nuovo re di pirati. No, adesso Roger basta, via, ce lo siamo cacciato nel flashback di Oden, via, basta, non ci serve più. Adesso Joy Boy, perché Joy Boy è più figo. Quindi adesso Luffy è il nuovo Joy Boy, non è più il nuovo Roger. Questa dipende da come lo sviluppa, anzi, cioè, non so risponderti perché tutto dipenderà come Oda dà le priorità alle cose. Perché è vero comunque che se ti vai a perdere una cosa come il parallelismo Ruffy Goldie Roger, ti sei perso metà dell'opera, metà del significato che c'è dietro l'opera. Io come lettore, ma anche Oda come scrittore. Quindi, boh, io spero soltanto che, come dici tu, anche se non penso ad arrivare a sto punto. E ha parlato di Goldie Roger nel flashback di Oden, quindi c'è Goldie Roger, ma non credo proprio, anche perché c'è ancora il One Piece da svelare, c'è la pagina perduta di Oden, che cazzo ne so io, quindi boh, vediamo. E invece il discorso Nika? Che Nika, cosa ti dà fastidio di quel discorso, scusami? se l'ha inventato qualche capitolo fa, con la battaglia tra Jinbe e Uhuzu. Battaglia letteralmente messa lì solo per introdurre Nika, praticamente. Oddio, chi era E Nika è Mokusu? la questione frutto. No, ma devi dire, Perché Nika non... devi dire che è successo in battaglia, perché i nomi non me li ricorderò mai. Vabbè, Jinbe ha affrontato quell'altro, che era tipo un ex marine CP9, forse, che doveva controllare il Gangam, che gli è stato fregato e quindi è stato tipo licenziato. Più o Ah, meno, ok. eh. Ma Nika l'aveva nominato una volta, ma non L'aveva conta, nominato cioè, dove? A Rabassa? A Skypiea? Dove cazzo ha a Skypiea forse, nominato? ma allora non conta quello, come non conta il fatto che a Skypiea hanno parlato delle divinità del sole, della foresta, di quello che è. Non è quella l'introduzione di Nika. L'introduzione di Nika è quella che c'è stata con Huzu. E questo mi ha dato fastidio. Cioè, perché stiamo parlando di One Piece? Magari tutte le altre opere l'avrebbero fatto così, però essendo One Piece che ci ha abituato ad avere alcuni concetti introdotti prima, mi ha dato fastidio. Sì, diciamo che c'era questa struttura circolare che ti introduce il concetto e poi ci ritorna dopo tipo 300 capitoli. Però comunque capisco il discorso che fai, eh. Il Ma concetto di Nika venne detto anche da Fisher Tiger, di preciso. E comunque poi non è una cosa che deve essere per forza così, perché per esempio il colpo di scena di Im, lì ci stava non averne mai parlato e parlarne così ad un tratto. Vai più nello specifico, Paolo, perché se sul libro c'era solo il nome, non conta quello. Se invece Nika legata a Fisher Tiger ti riferisci solo al nome della ciurma, Fisher non Tiger chi c'entra era? nemmeno quello. Ok, c'è l'elemento del sole, però non c'è non è Nika. Aspetta, fammi fare un po' di Fisher Tiger era l'uomo pesce dei pirati del sole. accompagnamento. No, il concetto di Nika non è palese, perché Nika non esiste. Loro erano i pirati del sole
che difendevano la gente facendola sorridere, ok? Però è molto generica come cosa. Così generica che il fatto che siano i pirati del sole che facciano sorridere la gente non si lega. Adesso, ok, aver introdotto Nika retroattivamente ti fa ripensare a questo elemento qui come due cose legate e legate a Nika stesso. Però Nika è nata con Husu. Questo è che mi dà fastidio. Questo. No, a me, ripeto, a me non è una cosa che mi tange più di tanto. Parliamo di un'anima. Esatto, Paolo, ci ritroviamo allora. Per me l'anima di Luffy è lunariana. Io non so mai se è short, se è serio o no, sinceramente. Per me la mamma di Luffy è la mamma di Gon, di Per me è quella di Sora. Hunter x Hunter. Ma vedi che in genere per scherzare si dice non le ho mai viste tutte e due nello stesso posto, allora non posso dimostrare che siano due Sì. persone diverse. Qui la prova è ancora più schiacciante, non le ho mai viste. Esatto. Luffy di chi è il figlio? Luffy da come? Cioè, come è venuto al mondo Luffy? Infatti, ma tu immagini, infatti, Dragon chi si è trombato? Cioè, proprio, tu pensi a poi pensare a Dragon che tromba, ma tu pensi a Dragon che trova una tipa e pensa questa voglio farci un figlio. Oppure che sa che E questa io qui nasce così. è rimasta incinta per sbaglio e non l'ammazza, cioè per essere Dragon è clamoroso. Vabbè, comunque, basta questo discorso di Luffy. Facciamo, come dire, una panoramica di Wano. Perché Wano è un bell'arco narrativo. Allora. Poi ci sarà la domanda anche perché non lo è. Ok. Perché non lo è Whole Cake Island? Però quello arriva dopo. No, allora quindi le cose belle di Wano. I riferimenti al Giappone, sicuramente. Coso? Ah, quello che è morto in croce. Ah, Il nome non mi ricorderò mai. Vabbè, però comunque il tipo che fa ride. Ma Tonoyasu. cazzo fa a ricordarti i Yasuye. nomi? Io non capisco. Yasuye. Non No, i nomi posso. di One Piece ci metto magari 5 secondi, però poi li ricordo, a differenza dei nomi degli altri manga. Quello davvero, secondo me, è il personaggio migliore di Wano. Lo dico proprio senza dubbio, personaggio migliore di Sì, Wano, Yasuye. bellissimo. Il Gear Fifth. Poi. E vabbè, siccome sono lettore di One Piece, è scientificamente provato che ogni lettore di One Piece ha quella parte di sé che è interessata solo alle informazioni che gli vengono dette, quindi dico anche alle informazioni per la macro trama. Per me sono il setting, proprio come buono come setting. Mi piace un sacco la disposizione per regioni. Mi piace un sacco anche proprio a livello estetico, Wano come posto, con ogni regione la sua caratteristica. Mi piace tantissimo. Ma proprio tanto tanto la storia che c'è dietro Wano, secondo me è una cosa molto positiva, tutta quella lore che c'è dell'isola, ma che c'è anche dei suoi personaggi, dei suoi abitanti, dei personaggi, cioè i personaggi di Wano sono personaggi tridimensionali, sono personaggi vivi, personaggi che ti entrano dentro, che memorizzi, che sono effettivamente utili a qualcosa, alla trama. Si mischiano davvero bene con le avventure di Luffy e compagnia bella, e poi questi ultimi si mischiano con loro. E poi sono personaggi, ognuno ha una sua peculiarità, cioè sono riconoscibilissimi. Non è che arriva lo stronzo avanti il prossimo, arriva lo stronzo avanti il prossimo. Cioè, personaggi di buono, tanta tanta roba. A partire dal bombre che hai citato antes, di cui non ricorderò mai il nome, per passare poi ai nove samurai. Ma anche per dire lo stesso Kaido, l'imperatore pezzo e merda che ci sta mo,
Ma Anche se di guarda Kaido mi manca. che Kaido, secondo me c'ha ancora un po' di spazio che va dedicato, Serve il flashback di Kaido perché sì. altrimenti per ora. Però per dirti, secondo me quello che deve fare come Kaido come personaggio lo fa bene, ovvero un bestione incazzato nero che vuole spaccare e trinciare qualsiasi persona per dimostrare di essere il più potente di tutti. E sta cosa la vedi anche nell'estetica, letteralmente un bestione che diventa anche un drago, cioè proprio la forma ibrida dove è ancora più cazzuto. Quindi che dici? Queen, Che parlando dei cattivi. cazzo è Queen? Ah, Ciccio, Quindi Queen è tanta roba. Sì, Queen è proprio fortissimo. Bello il come dire, cioè a me di Queen è piaciuto un sacco la cosa degli esperimenti, che lui proprio fa gli esperimenti, crea queste robe incredibili che usa in combattimento. Sinceramente, quando ho visto Queen mi aspettavo uno grosso che fa la parte del tosto, che si nutre un sacco, gli piace nutrirsi, è un po' una macchietta. Poi quando in realtà ho iniziato a vederlo meglio nei combattimenti, mi è piaciuto tanto. Ripeto, la cosa di lui che fa, che si crea queste cosette qua, che usa in combattimento, fa questi esperimenti qua, è molto interessante. E poi che altro volevo dire? Orochi. No, aspetta, mi piace anche il punto di incontro che è Wano per tanti personaggi e potremmo dire sottotrame. C'è Big Mom e la sua ciurma, che a molti non è piaciuta la cosa della perdita di memoria. A me è piaciuta, non dico un sacco, però Ti è piaciuta? è un esperimento narrativo che sinceramente non mi aspettavo, ma che a parer mio ha funzionato. Perché, come dire, a Oda servisse un modo per liberare Luffy e far succedere il bordello nella prigione. Ci ha messo di mezzo Big Mom. Più che Big Mom mi ha dato fastidio come è stata trattata la ciurma di Big Mom a me. Sì, quello sì, Quella è una assolutamente. cosa che non ho sopportato da subito, ma che ti fa capire ancora di più l'inutilità che è Whole Cake Island, come arco narrativo. Insomma, è una cosa indegna. Ti presenta tanti personaggi che lì per lì non servono nemmeno merito cazzo se non due o tre. Tra cui Katakuri e Big Mom, quindi il terzo, mettici Pudding, dai, Pero pudding. o Pudding, esatto. E poi niente, tu li vedi a Wano, dici finalmente questi qua serviranno a qualcosa. Non servono a un cazzo, non servono ad un emerito cazzo di niente. Tranne Big Mom e il primo genito che non mi ricordo come si chiami, tranne loro, Però Pero qualcosa. quello che leccano, Beh, quello che quello che le lecca i va cazzi, di esatto. L'ha fatto a un certo punto, cioè l'ha fatto magari perché ci sono troppi personaggi, ti posso capire, ma cioè dai, non si può vedere la cazzo di ciurma di un imperatore, cioè la ciurma di un imperatore che non riesce a salire una cascata, ma pure a livello di figura, no? Di proprio, tu dici la ciurma di un imperatore, cazzo, deve essere una cosa fortissima. Te la sminuisce completamente. Cioè, tu mo pensi alla ciurma di Big Mom, non pensi più a una cosa terribile, minacciosa, che proprio ti fa cagare in mano. No, anzi, pensi a una cosa stupida, una ciurma come le altre. Perché è quello che sono stati fino ad ora. Mi piace che sono tornati i personaggi del passato. Abbiamo visto finalmente che fine ha fatto Kid. Che fine hanno fatto Marco. poi gli altri che erano con Kid, che si sono sottomessi a Kaido. Questa è una cosa molto molto bella, che ti fa capire anche quanto sia forte Kaido. Bello poi la sottotrama della, come dire, della, come lo posso chiamare? Vabbè, della tirannia che c'è a Wano. Il popolo che muore di fame, quelli che si mangiano gli avanzi, quegli altri che fanno finta di stare bene, quelli che stanno lì nel carcere. Quelli che hanno perso le emozioni se non la risata, quello Bellissimo, quello davvero bello, deve quello essere bello. troppo bello. Quando c'è la figlia di Yasui, Yasu. Yasu, esatto, che piange, mentre piange ride, là mi si stava spezzando il cuore perché era una. Toco, no? Si chiama? Mi Mi pare di sì, però pare. lì
veramente pesante. Cioè, o da quando vuole fare queste cose qua che ti colpiscono dentro, ci riesce veramente bene, secondo me. E che altro? Che altro? Vabbè, poi le cose di macro trama, ma sinceramente, rileggendo One Piece e arrivando a Wano, personalmente parlando, sono diventato più interessato alle questioni di Wano e della ciurma Wano che non della macro trama. Cioè, ora come ora, della macro trama quasi non mi interessa più. Esistono questi lettori. Il più forte, signori. Il Kenzo, sei l'unico nella community, mi sa. più forte. Ma perché, ripeto, perché è talmente tanto ben caratterizzato come arco, talmente tanto ben fatto, e One è talmente tanto ben costruita, che non mi viene da dire, non vedo l'ora di sapere, poi i Griffy, il Raftel, che cazzo ne so io, che ha fatto Gold D. Roger là, che ha fatto Dandy qua. Io voglio sapere come va a finire la questione di Wano, con Momonosuke, compagnia bella, se torna al potere, se ne va a fanculo Kaido, se muore quell'altro imbecille. Io queste cose qua voglio sapere, perché, ripeto, l'ha fatta bene Oda, l'ha fatta bene e voglio che le porti a compimento in maniera altrettanto onesta. Wow. Buono, merita vederlo anche anime. D'accordo. Magari sì, però l'anime di One Piece mi ha perso. No, anzi, se puoi recuperi qualche spezzone perché è fatto. La tua AI non so che cazzo si è calata ultimamente, ma mamma mia, mamma mia, la qualità che ci stanno a mettere in st'arco. Lo recupero solo se mi fai un montaggio e mi tagli i secondi che passano tra un colpo e Sì, l'altro. so cammi il In cazzo. quel caso lo recupero. No, vabbè, ma ti ripeto, vatti a recuperare i clip che tipo di Crunchyroll con vari combattimenti. Fatto molto bene, secondo me, fatto molto bene. E poi che altro? Più nello specifico. Ora andiamo a toccare un argomento che è stato molto caldo per la locanda, signori. Qui è dove cadono le aquile. Il flashback di Oden, amato da tutta la community, osannato a più non posso. Personalmente parlando, mi è piaciuto, però voglio sapere adesso da Hunter, che ai tempi era in combutta con Sensei, cosa ne pensa del flashback di Oden? Io sono ancora d'accordo con i due punti principali di cui parlava Sensei nell'articolo. Ovvero è quello con cui sono ancora più d'accordo ora, la presenza del flashback di Roger nel flashback di Oden, di cui adesso capiamo il senso, ovvero cacciarsi Roger perché ora tocca a Joy Boy. Su quello io non posso non essere d'accordo, perché quello è davvero mettere a caso il flashback di Roger nel flashback di Oden. Quel flashback di Oden doveva parlarci di Oden, perché tutta Wano ruota attorno ad Oden praticamente. Invece Oda l'ha usato in parte per raccontarci delle vicende di Roger, senza un vero e proprio impatto sul personaggio di Oden. Molti usavano la scusa del diario per andare contro questa tesi, però il diario non era altro che un semplice narratore quasi non esterno a partecipe, ma che comunque non aggiungeva nulla a Oden. E che fosse off topic, quel flashback nel flashback, per me è insindacabile. Poi niente, a Sensei non piaceva il personaggio di Oden perché era abbastanza sopra ri le righe, anche se comunque adesso non voglio parlare per Sensei perché se ci fosse lo approfondirebbe meglio il discorso per quanto riguarda il suo punto di vista. A me Oden invece come personaggio non è dispiaciuto, però non lo reputo come molti addirittura nella top 3 dei personaggi di One Piece. Cioè, per me ci sono personaggi molto più... cioè io preferisco Yasuo a Oden, detto chiaramente. Ci sono personaggi molto più sfaccettati di Oden in One Piece. E questo. E poi, il secondo punto era, se non sbaglio, il rapporto fra Oden e il popolo di Wano, che era tipo troppo... prima così, poi così, poi così, poi così, e non c'erano abbastanza sfumature. Molto attallenante, ecco. Che
che poteva essere caratterizzato meglio, perché è vero che il popolo può essere visto come un gregge di pecore, però questo è vero se lo guardi così dall'alto, se invece scendi nel basso ci sono le varie opinioni di tutte le persone per quanto riguarda le varie cose che succedono, quindi sarebbe stato più carino vedere un'opinione più sfaccettata del popolo per quanto riguarda Oden. E poi c'è Toki, schifo Toki. Cioè, ma parliamo del fatto che quando Oden era fuori, Toki raccontava le storie di Oden al popolo per farlo stare buono, ma va Aspetta, bene? chi è Tokimo? La moglie di Oden, Ah, quella che si è ok. innamorata di lui perché era grosso e l'ha Sì. salvata. Boh, comunque anche il flashback ha i suoi bei momenti, cioè Oden che salva i samurai, che li tiene sulla ciotola, lì sul piano. Shorts si è fissato con Che il Luna palle, Ariano. Shorts, ti regalano un Luna Nerano per il compleanno, giuro. Di altro niente, poi dovrei rileggerlo il flashback per parlarne più in maniera più approfondita, però queste erano le critiche. E tutto sommato continuo a ritrovarmici, soprattutto su quella di Roger. Flashback ingombrante. Io su sta critica di Roger sono d'accordo. Mettere Roger così prepotentemente dentro il flashback di Oden è stato un duro colpo per il personaggio di Oden, perché è stato oscurato. Se non ci fosse stata la parte finale del flashback di Oden, dove c'è lui che sorregge i compagni sul piatto, io penso che Oden sarebbero sbattuto i coglioni circa il 99% dei lettori di One Piece. Perché, cioè, tu mi metti quel di Roger. E metti Barba Bianca, metti il loro scontro nel flashback di uno come Oden. È ovvio che non mi frega un cazzo di Oden arrivato a quel punto, voglio soltanto sapere di Roger e Barba Bianca. E questo, diciamo, che non rende giustizia al personaggio di Oden. Quello potevi dedicare molto più tempo ad Oden che a quella roba lì, o anche ad altro, per dirti. Potevi parlare di tantissime altre cose invece che soffermarti su Gold di Roger. Che poi aspetta, aggiungo due cose. Nello stesso flashback di Roger ti mostra l'incontro con il piccolo Pedro, l'incontro con Franky, cioè sti cazzi di queste cose nel flusso di narrazione che c'era in Wano, non era il momento. Esatto, non era il momento. Sono d'accordissimo con questa cosa. E per fortuna che poi Oda ha detto che devo rendere Oden un personaggio memorabile, gli faccio fare la cosa del piatto in cui sorregge i compagni. Quella è una cosa molto bella, molto alla One Piece, per carità. Sì. Nakama, tutti quei cazzi là. Allo stesso tempo, però, avrei preferito maggiore presenza del popolo e di quello che pensava il popolo di Oden, perché comunque tu vedi in qualche vignetta quella dove ti fanno vedere: ah, questo è un buffone, ah, questo è un pirla, odio Oden, ti amiamo, ti adoriamo e tutto. Però tu cioè il vero e effettivo passaggio da tra una cosa e un'altra, tipo Oden piazza e merda, Oden segretamente amato dal popolo, cioè non ce l'hai. Non c'è tutto quello, non ti viene delineato il come cambia il pensiero comune di Oden, che poteva tranquillamente farlo Oda. Poi avevi detto Ant, un'altra cosa che avevi detto. No, di Roger e del popolo. Queste due cose qua. Di Oden come personaggio ne hai parlato. Sì. Poi Paolo dice: non è la top 3, ma resta un personaggio molto importante nel mondo di One Piece. Sicuramente è importante. Però Importante. cioè, mi piace separare le due cose, ovvero importanza per la trama e caratterizzazione in sé del personaggio. È importante, però diciamo la verità, è importante perché ha fatto il viaggio col gol di Roger, no, ha visto Raftel, è stato con Barba Bianca. Se non ci fosse stata quella roba là, Oden sarebbe stato la metà di quanto è importante adesso, agli occhi dei lettori. Ricordo i lettori, se non la maggior parte, comunque una buona parte, che adoravano quei capitoli per le cose che venivano dette. Ma Average One Piece Reader. Esatto. Capitolo dice cose importanti, capitolo da 10. Per il resto comunque Oden è un personaggio che personalmente parlando a me è piaciuto. L'avrei voluto vedere di più,
come ho già detto, non rientra tra i migliori in assoluto di One Piece, secondo me, manco per cazzo. Ci sono personaggi con una filosofia, uno spessore, un carisma assolutamente migliori di quello che è Oden. E questo. Chiedevano di Yamato prima, così rimaniamo comunque nell'ambito. Io sono Oden. Allora sì, ne abbiamo parlato l'altra volta con Kenzo in privato. Davvero questa è una delle poche cose, lui l'ha definita cringe. Io sono d'accordo, questa è una delle poche cose che definisco cringe nella mia vita. Sì, ma Lei allora. che vuole essere Oden, Ma ti può entrare ovviamente. sta stronza che dirti ogni 5 secondi io sono Oden, io sono Oden, io sono Oden, io sono Oden. Io posso capirlo che lo dici così perché Oden è il tuo mentore, lo dici una volta, magari pure in un momento di pathos. Però porco, ogni volta che compariva all'inizio era io sono Oden, io sono Oden, io sono Oden. E vabbè, schiatta come Oden allora, buttati nel cazzo di coso che brucia, vaffanculo. Mamma mia, ma anche come viene introdotta la prima volta quando si parla del figlio di Kaido, mai detto prima. Esatto. E poi soprattutto quando viene detto che lei era lì quando Oden è morto. Ma Oda, no, ma lo stesso discorso di Nika, forse qui peggiore perché davvero bastava disegnare il personaggio, cosa che poi hanno fatto nell'anime. Tu disegnami un personaggio simile a Yamato, che io possa ricollegare a Yamato nel momento in cui Oden stava morendo. Io ti credo, però non me lo dire dopo e allora io devo crederti sulla parola. Vabbè, a Yamato te l'ho detto, serviva palesemente a trovare un modo per far andare via Rufy, riposarsi e tornare con Momonosuke, avere qualcuno che portasse via Momonosuke, avere qualcuno che curasse i samurai, perché Oda non sapeva come fare, si vede, e lo capisci quando Oda comunque tira fuori dal cilindro cose che gli servono lì su un momento, perché sennò non sa come mandare avanti la trama, e questi escamotaggi assurdi, perché? Perché non te li anticipa, di solito lui quando ti vuole introdurre qualcosa te lo anticipa, te lo fa vedere 3, 4, 10, 50 capitoli prima, poi te lo riprende dopo. In questo caso invece Yamato è cicciata fuori dal nulla. Come dicevi tu, ti fa vedere che sta lì piangendo alla cerimonia, cioè alla cerimonia, all'esecuzione di Oden. Ma fammelo vedere. Fammelo vedere che sta lì a piangere sul momento. Non me lo fa vedere dopo quando già sarà presentata, se no è comodo. Poi qualche capitolo fa relativamente è stato. Si vede che se l'ha pensata dopo sta cosa, perché se All'ultimo. l'avesse pensata prima non ci sarebbe voluto niente All'ultimo. disegnare. E poi aspetta, hashtag dice una cosa che ho visto dire da molti, che lei dovrebbe essere la nuova Mugiwara. Io sinceramente, allora, se facciamo un discorso di in termini di utilità, Yamato è sicuramente più utile di una come Carrot, per dire, Sì. perché è molto più potente, è figlia di Kaido. E quindi anche a livello di, come dire, di prestigio, figlia di Kaido, Porta soldi, sì, porta soldi. esatto, cash. Però d'altra parte c'è da dire che Carrot c'ha tanta, cioè, ha affrontato tanto con la ciurma. Io vedo la ciurma più propensa a accettare una come, cioè vedo più probabile che entri nella ciurma una come Carrot, che ci ha passato del tempo, che una come Yamato, che c'è da fuori dal nulla completamente a caso. Sinceramente parlando, non escludo che Yamato, anzi, vedo pure probabile lo scenario in cui Yamato rimane a Wano per fare tipo da guardia o da spalla a Momonosuke, così come è stato Kaido per il bastardo che ci sta mo'. Il fatto è che per Yamato l'ideale adesso sarebbe uscire da Wano per esplorare e crescere, sia per il personaggio in sé che come Però per il aspetta, parallelismo non con sarebbe più bello un personaggio chiamato che cresce, si evolve, abbandona il sogno di essere Oden e diventa Yamato e quindi abbandona anche il sogno di lasciare Wano per stare lì a difendere il Momonosuke e il paese? Oden? Sì, allora Oden lo deve abbandonare sicuramente. Cioè, su quello siamo d'accordo. Però Yamato che resta a Wano dopo che c'è stata in maniera costretta. Non saprei. Per me una fase fuori deve averla. Però è pur vero che
Cioè, ha avuto interazioni con la ciurma? Quindi, boh. Non mi piace. Vediamo. Carrot ha lo stesso concetto, però andare in giro per il mondo e conoscerlo è come se lui avesse immaginato Carrot davvero in ciurma e poi avesse trasposto parte di lei su Yamato. E che poi Carrot aveva anche il ruolo di vedetta sulla Thousand Sunny, era già rodata. Può essere pure che Oda ha pensato, oddio, forse Carrot non è abbastanza potente per stare con i Mugiwara, non è abbastanza un power up per la ciurma, quindi tiro fuori ciccio fuori Yamato. E poi adesso Carrot è troppo sottotono. Poca attenzione le ha dato negli ultimi capitoli. Quindi, se l'avesse voluto far entrare in ciurma, secondo me le avrebbe dato più spazio adesso, cioè negli ultimi eventi. Invece, Yamato è molto più presente. Quindi, se dovessi scommettere su una delle due, spererei nessuna delle due, così a pelle. Però, scommetterei più su Yamato. Una razza in più, è vero, è vero. Io con Yamato rivedo i parallelismi con Franky nell'arco di Enies Lobby. Sembra che abbia interessi diversi, ma effettivamente probabilmente entri in una ciurma. Boh, io spero, ripeto, spero di no. Però magari Oda mi smentisce. E invece Kenzo di Kanjuro, che ne pensi? Sì, Top villain Kanjuro, cioè il Zetsu Nero della situazione. quindi un personaggio di merda se lo paragoni a Zetsunero. No, aspetta, per Io le sono azioni. d'accordo, No, se lo definisci così. secondo me non è un personaggio di merda Kanjuro, perché aspetta, devo ricordarmi una cosa. Se vuoi ti spiego perché a me fa schifo. Andando tu spiegalo, io devo ricordare una cosa, un fatto. Per me Kanjuro fa schifo semplicemente perché al di là del Viking Raft che incredibilmente aveva azzeccato il mondo, mi fa schifo perché non l'abbiamo mai conosciuto se non dopo la sua rivelazione come cattivo. E non basta dire, ah, però comunque personaggio profondo perché tutto quello che ha dovuto passare ha dovuto fingere. No, perché se avessi voluto raccontarmi questo, mi avresti dovuto far vedere qualche momento di qualche dubbio, qualche così, incertezza, come in Shingeki, senza fare spoiler, senza voler dire fare paragoni. Però in Shingeki ci sono stati personaggi che inizialmente si pensava fossero dalla parte dei, non dei buoni, dei nostri, e che poi si sono rivelati essere avversari. E lì Isayama ha mostrato elementi di incertezza, le goccioline di sudore in certe situazioni, gli sguardi. Invece Kanjuro no. Kanjuro per noi è stato questo. Poi ad un certo punto ti ha detto no, Kanjuro scherzavo, è questo. Tienitelo. Guarda, ti posso dare ragione, nel senso, non l'ha fatto bene come l'ha fatto Oda, assolutamente, sì, come ha fatto Isayama, Siamo. assolutamente. Però secondo me non è un personaggio brutto, di merda, eccetera, eccetera. È il classico personaggio spia, che non ha quel qualcosa in più che li rendevano magnifici, che avevano certi personaggi in L'attacco dei giganti. Se invece è un personaggio spia, come tanti altri, e basta. Però se ci pensi così è facile. Così è Cioè, facile. letteralmente prendi un qualsiasi personaggio, Lo proprio so. qualsiasi. Prendi Lo so, lo so. Nami. Adesso Oda ti dice: no, Nami per tutto questo tempo ha fatto finta. È un Lo altro so. personaggio. Lo È so facilissimo fare un personaggio così. che intendi tu, però io sto modus operandi l'ho visto tante e tante volte, quindi sinceramente non mi fa tutto sto ribrezzo. Non so dirti. Mi preoccupa più il fatto che sto stronzo non muore. Non muore! Cioè, è una cosa clamorosa. Cioè, o sono stupidi gli samurai, che non sanno se la mala gente essendo samurai, o Oda è scemo in culo, perché questo qua. Già, ci avevo pensato a questo. Oda è scemo in culo, perché questo qua doveva morire 56.000 capitoli fa. Non è ancora morto. Ogni volta che io vedo, tipo, uno che pugnava qualcun altro alle spalle, uno che tira un cazzotto alla schiena di qualcun altro, sulla nuca. Io so che è Kanjuro, perché questo qua non muore. Cioè, non ce lo togliamo dalle palle, Cristo. Cioè, è veramente lo Zetsu Nero di One Piece. Le non morti in One Piece sono una cosa vergognosa. Cioè, ormai è diventato un meme e questa cosa lo salva Oda. Perché se no, cioè, mamma mia, ma capito, non ci sarebbe nemmeno bisogno. Non mi mostrare le finte scene in cui muoiono.
Non voglio essere preso in giro da te. Non farli morire e basta. Non mostrarmi le scene di quello che viene decapitato a Wall Cake Island e poi si scopre essere vivo nelle mie avventure. Non lo fare e basta. È Certo. meglio. Cioè, poi ci sta Kinemon che si prende a male perché ha ucciso Kanjuro. Cioè, io la devo tipo. Cioè, questa cosa dovrebbe farmi prendere a male per Kinemon. Ma me frega un cazzo, per fortuna che è morto. Poi non sa manco se è morto. Ma non è morto 100-100, sono sicuro che non è morto questo, eh. Da due capitoli sta qua a rompe coglioni. Mi hai fatto tornare in mente un altro punto del flashback di Oden, ovvero il rapporto fra Oden e i samurai. Come nasce? Letteralmente in due pagine, una vignetta Ecco, per ogni samurai. questa era un'altra cosa che avrei voluto vedere di Mamma più. mia! Questa era un'altra cosa che avrei voluto vedere di più. Oh, Dio! Perché, cioè, o da parte ti fa vedere il flashback di Oden. Sì, flashback. Ti fa vedere Oden da giovane che fa i cazzi, i mazzi di qua e di là. Ti fa vedere Kinemon che sciama in culo. Poi, nell'arco di quattro pagine, grande rapporto, grandi samurai, grandi amici, padre e figlio. E poi Oden parte per l'avventura e che si è visto, si è visto. Cioè, questi qua. Tu sai che questi qui devono la vita a Oden, devono tutto a Oden, però non li vedi mai con Oden, se non in 2, 3, 4, 5 vignette, basta. E un altro grosso punto a sfavore è che ti fa capire l'enorme peccato che c'è nel prendere il flashback di Oden e consegnare l'80% del tempo del flashback di Oden a Roger e a Compagnia Bella invece che a Oden Più e che alla sua vita. l'80% del tempo. Quello Oden ha scritto il diario delle mille avventure là, vabbè, insomma. Quindi, pure a fine, cioè a fine arco narrativo, Mamoru Suzuki faceva: "Wow, frate, me tengo un diario di Parma." E iniziava a leggere il diario e si scopriva tutti i flashback, eccetera, tutte le avventure con Goldie Roger, eccetera, eccetera. Anzi, ti lasciava pure quella suspense per scoprire cosa c'è scritto in quel diario. Che mo non c'è più, tranne per quella paginetta che ha strappato Oden perché Oda deve mandare avanti il mistero di Raftel. Sai che non me la ricordo questa, il fatto della pagina strappata? Sì, c'è una pagina che Oden ha strappato. Oh, c'è una pagina, mi confermate, per favore? Che io leggo troppe cose, non mi ricordo mai che cazzo ho letto. Ecco, vedi, sì, vedi. Massimo esperto di One Quindi di cui Piece. non conosciamo il contenuto. Massimo Chiamatemi esperto. il Submit! reverendo. Grazie, Tatus, grazie. Tatus, grazie mille per il quarto mese. No, non ti preoccupare, Tatus, vai tranquillo. 1044, cioè 2 capitoli fa, rivela che c'è la pagina strappata. Boh, Sì. vabbè, non me la vado Vabbè, ma lì sei a rileggere. preso a vedere Joy Boy, cazzi e mazzi, cioè te ne frega della pagina Capito? strappata. Cioè, ci sono certe queste cose che fanno ridere. Per esempio, il capitolo che abbiamo letto, l'ultimo, si chiama Raizo. Ora, dimmi chi ha parlato di Raizo in questo capitolo? Sì, io infatti era un'altra cosa che volevo dire prima, i titoli dei capitoli. Cioè, sarà che vengo da Shingeki? Orribili! Sarà che vengo da Shingeki che metteva tutta questa filosofia nei titoli, dal titolo potevi veramente farti peggio viaggi sulla filosofia ebraica di 3000 anni fa. Però, veramente, o dal tipo ti chiama il capitolo Il cazzo di Zoro, nel capitolo c'è Sanji che cucina le frittelle. Bellissimo, mi dà troppo fastidio questa cosa, tant'è che i titoli non li leggo all'inizio. Leggo il capitolo, poi mi ricordo, ah, ma c'è il titolo, che titolo ha? Ah, vabbè, non c'entra niente col capitolo, vabbè, classico. Sì, esatto. E vabbè. Oda Bing, Oda. E poi che altro? Vabbè, comunque più o meno penso che per Wano abbiamo detto forse tutto. Oddio, forse l'arco narrativo della prigione. Cioè l'arco, la sottotrama Noioso della per me. prigione. Per te noioso, per me non tanto perché sapevo comunque che poi c'era altro dopo, perché penso che se l'avessi detto settimana dopo settimana mi sarei cagato i coglioni pure io. Sì, secondo me sì. Però considerando che sapevo cosa venisse dopo, ho detto vabbè, lo leggo, vado avanti. E lì per lì mi è pure piaciuto, devo dire la verità. Ruffy che si allena col vecchio Yakuza per imparare a utilizzare l'haki del vaffanculo, Bushushaku, Bakushaku, non mi ricorderò mai i nomi. Vabbè, l'haki del conquistatore, no?
No, dell'armatura era, Dell'armatura, dell'armatura. dell'armatura, scusa, c'è ragione, è che la usa per non fare contatto, ma per fare comunque danno. Bello, secondo me quella parte è molto Sì, bella. sì, sì, sì. Esasperato un po' Luffy che non ci riesce, a un certo punto ho detto vabbè, questo non ci riesce più, basta. Cioè, finito l'arco narrativo, finito tutto quanto, Luffy non batte più Kaido, perché al quarto capitolo che Luffy ci riprova e non ci riesce, mi cago un po' i coglioni. E Shanks stacca i bracci a Kid. Ah, beh, Shanks. Io voglio sapere proprio quella cosa lì di Shanks e Kid. Proprio nel dettaglio, vedere, capire come cazzo ha fatto Kid a perdere un braccio contro la ciurma di Shanks. Ah, questo me l'ero pure dimenticato. Ah, questo è uno degli altri punti, uno dei tanti punti che mi interessa scoprire. Perché, cioè, ragazzi, c'è poco di Shanks è il personaggio più forte dell'opera. Ragazzi, Shanks non lo puoi battere, secondo me. È fortissimo perché lo vedi, c'ha cioè capelli rossi, quindi di base è forte. Poi gli manca un braccio e nonostante gli manchi un braccio, sto stronzo è riuscito a diventare imperatore, a spaccare i culi a chiunque, arriva a Marineford, dice letteralmente la guerra è finita, la guerra è proprio finita subito, cioè guerra dei punti Andate in scomparsa, pace. scomparsa. Cioè, è Sì. fortissimo secondo me Shanks. Ed è pure giovane. Non è Kaido, ci avrà 10 millenni. In Big Mom, ci avrà oltre che 10 tonnellate di peso, 10 altri 10 millenni. Ci sta. Barba Bianca che era diventata una mummia. Nel frattempo, questo qui, trentenne, fiero, arriva, boom, manda tutti al tappeto. Guerra finita, mi prendo metà del mondo io e chi si è visto, si è visto. È vero che, come dice Paolo, aveva pure appena affrontato Kaido prima di fermare la guerra. Esatto, questo l'avevo dimenticato. Ragazzi, Shanks non fotti secondo me. Shanks è il villain finale. Rada dice: altra cosa del Gear Fifth che non mi piace è che in una saga Luffy ha avuto tre power-up. L'ultimo ha reso inutili gli ultimi due. Oh, tre power-up intendi l'utilizzo della chiave dell'armatura e quello di prima. Mi sfugge, però sì, sono. Cioè, alla fine il fatto dell'haki dell'armatura che lo infilava nei corpi si è rivelato abbastanza inutile adesso che ci risveglio. Beh, oddio, però l'ha saccagnato bene bene a Kaido. Se non avesse avuto quello lì non sarebbe arrivato dove è ora. Manco per cazzo. Quindi non è stato inutile, secondo me. E sarà da vedere come lo utilizzerà nel futuro. Come pure gestirà sta cosa del Gear Fifth. Se potrà utilizzarlo a sfregio oppure no. Magari è come il Fort che si sfianca e deve stare fermo per 8 minuti. È Vero, tutto questa è da un'altra cosa. vedere. Cioè, non possiamo, secondo me, giudicare mo sta cosa. Una cosa che però non mi piace è come One Piece ci fa percepire la crescita di Luffy. Cioè, si sente secondo me lo sbalzo tra Luffy che perde contro Kaido per una mazzata e Luffy che riesce a tenergli testa e poi anche sopraffarlo. Vabbè, togliendo il Gear Fifth, comunque c'è stato il Luffy che riusciva a tenergli testa per un po'. Sì. Secondo me questo non viene trasmesso bene la crescita di Luffy, Diciamo troppo che repentina. si sta vivendo un po' quello che si è vissuto durante Naruto e la quarta grande guerra ninja, dove Naruto c'aveva power up, e praticamente c'era un power up ogni capitolo e tu non capivi più un cazzo, non capivi nemmeno il percorso del personaggio, perdevi tutto in pratica, cioè, perdevi anche la suspense, il pathos. Il gioia, il bello di scoprire un nuovo power up. Ma secondo me Oda sta correndo da questo punto di vista perché Luffy sta, cioè fino a 2 archi narrativi fa, stava nel nuovo mondo e utilizzava ancora il Gear Third e compagnia bella. Quando c'aveva a che fare con Big Mom, Kaido, Barba Nera, quindi Oda ha capito che doveva un attimo accelerare. Ha tirato fuori Gear Fourth contro il Flamingo, ha tirato fuori contro Big Mom un emerito cazzo, se non tipo altre forme del Fourth, e contro Kaido Haki del Re, Conquistador, che cazzo ne so io, del Gear Fifth, ma perché deve correre, deve riuscire a rendere Luffy un avversario degno di Kaido, Barba Nera e via dicendo, che poi a un certo punto si Sì. scontrerà pure con la Marina Luffy, penso, quindi... Ci sta pure Akainu lì in mezzo, che, o Sen, anche Sengoku per dirti, quello diventa Buddha, fa così, porco due, fa un terremoto peggio di quello che c'è stato qui in Abruzzo 10 anni fa. Vabbè,
I power-up di Luffy mi piacciono tutti, a ripensarci adesso che hai fatto la... Ma anche che ne so, ricordo quanto mica, sai, quando vedi l'Elephant Gun contro quel pescione quando stavano scendendo nell'isola degli uomini pesce. Mamma mia, quando ha cacciato quella mossa, quanto stavo godendo. Il No, piccolo ante delle medie, se non sbaglio. il piccolo ante delle medie, il stupido piccolo ante. Ah, io... No, a me il momento di tutti che più mi gasa è sicuramente quello di Luffy contro Rucci. Quando Rucci proprio Assolutamente, fa il Gear assolutamente. Altro domande. Second e proprio lo spacca di cazzotti, sfonda la torre, proprio vedi là Rucci, porco Dio! E là è bellissimo. Cioè, Nico bambino, quanto tenevo ai tempi? Tipo era 2000 forse era 2006-2007 quando lo passarono in Italia, tenevo forse 10 anni, 9-10 anni, cioè il mio piccolo era tipo uno spacco di cazzo, ho tirato pure io, vai! Un altro momento molto gasante prima dell'Elephant Gun, quando Luffy arriva dopo i 2 anni, dopo il time Mamma skip, mia! quando fa il Gear Second muovendo il braccio, Così va. cioè così, pam, No, ma e fa il Gear Second senza mettersi in posa. ancora più figo, cioè figo, fighissimo, però figo pure il Rufy che schiva, sembra che torna dopo 2 anni che schiva i raggi laser dei pacifista, fa tipo cioè Sì. proprio là tu che tipo dici "Ma questo è fortino il più forte del mondo, Shanks levati". Ora ne ho parlato di Wano. Facciamo una piccola parentesi su Whole Cake Island e sul perché sia stato un arco narrativo fallimentare. Vai, a te la parola. Io posso dire inizialmente solo che la parte Madonna che iniziale mi intrigava. merda! Madonna che merda di Vai, vai. arco! Ragazzi, non si può. Io vi giuro, ci ho messo la bellezza di 5 anni per riuscire a tornare su One Piece e la bellezza di 9 volte consecutive. Per riuscire a leggerlo, perché veramente Whole Cake Island mi fa proprio ribrezzo come arco narrativo. Questi arrivano in sto posto di merda, completamente a caso tra l'altro. Ci arrivano, scendono, da lì in poi delirio. Cioè, non c'è stato un capitolo in cui questi stavano fermi e tranquilli. Uno per S1, uno in cui tu capivi che cazzo stessero facendo. Quello correva di qua. Quello finisce nel mondo degli specchi insieme a quell'altra. Quell'altra ancora correva di là. Quello poi becca praticamente, dopo che scappa dalla foresta, becca il suo compagno che lo saccagna di calci perché vuole fare il bad boy. Bellissima questa trama di Sanji, eh. Cioè, veramente bello in culo perché mi piace che sia stato dato questo spazio a Sanji, che è uno dei miei personaggi preferiti, e lo è stato fatto anche bene perché ti fa capire. Oda bene l'odio che Sanji prova per la sua famiglia, che non considera più famiglia, e che quell'odio è giustificato. È giustificato e ti fa capire anche che Sanji è veramente affezionato a Rufy perché è stata un po' la sua salvezza dopo Zeff. Dopo Zeff, Rufy è stato l'unico che gli ha dato una vera e propria famiglia a Rufy. Perciò, bellissimo quello. Veramente, veramente bellissimo. Però ragazzi, tutto il resto, ciao Lord Van Vitter, tutto il resto, mamma mia, ti viene presentato un personaggio dietro l'altro, non manco ogni capitolo, ogni tavola, se non ogni vignetta, un personaggio nuovo di sta cazzo di famiglia infinita, te lo presentano, la pagina dopo non serve già più a un cazzo il personaggio, la pagina dopo ancora ne arriva un altro, quindi quello prima non serviva, e ancora, serve ancora di meno e via dicendo. Io non ho mai visto così tanti personaggi buttati proprio dentro, buttati in mezzo, senza alcun motivo, senza alcun filo logico, niente. E io, no, io, tranne il primogenito, tranne Katakuri, tranne quella da cui mi vorrei far schiacciare, che è alta 6 metri e mezzo, non mi ricordo nient'altro, assolutamente nient'altro dei figli di Big Mom, zero, zero proprio. E la cosa ancora più brutta e quella cazzo di quelle isole là, di Whole Cake Island, le Chocolate Town e via dicendo. Mentre Wano e Oda è riuscito a caratterizzare perfettamente ogni regione, quindi un po' ce l'hai memorizzate, le varie regioni di Wano, di Whole Cake Island non ti ricordi un emerito cazzo, perché non servono a niente le varie isole, non servono assolutamente a niente. C'è la foresta, dove la foresta, boh,
boom, vuoto totale, buio totale, c'è la torta gigante di Big Mom, basta, finito. Cioè non... Smoothie, me l'ero dimenticata. Smoothie, vabbè. Mamma mia. E poi, vabbè, non parliamo per dell'inseguimento, cioè quel cazzo di inseguimento, porco due, ma già Cristo, mannaggia, eh. Allora, tu sei la ciurma di la cazzo di Big Mom. Nel territorio di Nel Big territorio Mom. Big Mom e non riesce a prendere sti quattro disgraziati che scappano con la nave di merda. Cioè, ragazzi, quando leggevo la roba dicevo, ma io, ma Oda, ma che cazzo è fumato che fa sta cosa? Ma è proprio stupido. Cioè, ma non la fare st'arco narrativo, fallo dopo, se non sai come affrontarlo, Cristo. Mamma mia. Buonanotte, Siclacchi, in bocca al lupo per Buona domani. fortuna per l'esame. E lo scontro con Katakuri. Tutt'oggi non ho capito come cazzo è finito questo scontro io. Letteralmente si spaccano di botte. Rufy distrutto. Proprio non ha più forza di vivere. Niente, zero. E non si sa perché alla fine quello che casca a terra è il cazzo di Katakuri. Che fino a 2 secondi prima sta tutto fresco. Poi, porco due, ma sta imbecille che prende, si pugnala perché deve fare il corretto. E quando fino a 2 secondi prima stava a fa merenda in mezzo al campo di battaglia. Madonna, guarda, io ti giuro, non riuscì, non ce l'ho fatta, ragazzi. Io quell'incontro, quello scontro mi ha fatto proprio ribrezzo insieme a tutto l'arco. La gente è piaciuta, a me ha fatto proprio schifo. Ma poi Rufy. Io veramente, pure Rufy in quell'arco, quando si stancava di correre, ha passato il 90% del tempo a correre. A correre, non ha fatto altro. Pure durante lo scontro con Katakuri, a un certo punto, che fa? Boom, batte la fiacca, se ne va. Esce dal mondo degli specchi, becca Big Mom, rientra nel mondo degli specchi. Let's go, dai! Cioè... Questa canzone la carichiamo su Instagram, lo spezzone, perché Walker Kyle ne fa schifo. Ma che gli vuoi dire? E non lo puoi difendere. Resta devastante. Ma è devastante, sì. Ma in realtà, da come ti è stata presentata, tutta la ciurma di mamma dovrebbe essere devastante. Ma non l'hai vista! Non l'hai vista! Hai letto la didascalia, ho scritto nome e cognome, quanti anni ha, che genito è, se è 78esimo genito, che cazzo Gruppo ne so sanguigno. io. Boom, vieni, è scomparso. Cioè, Gruppo non. sanguigno. Quel personaggio l'hai visto, così come l'hai visto, se n'è andato. Stiamo leggendo questo per chi. Ragazzi, cioè, io spiegazioni non le capisco, lo giuro. Cioè, po posso capire tutto, però lì si vede Rufy che più volte crolla a terra perché non ce la fa, non ce la fa, prova anche a anticipare Katakuri, però vuole la stanchezza, vuoi tutto, cioè proprio fisicamente non ce la fa, e alla fine, voi giustificate l'ambizione, io non riesco a giustificarlo, perché Rufy era veramente esausto mentre leggevi quel combattimento, era veramente esausto. E come cazzo ha fatto questo qua a stare tranquillo, a sopravvivere e arriva quell'altro Katakuri e il comandante della di Big Mom che ci schiatta. Ci schiatta no, ma comunque che non ce la fa. Cioè io questa roba qua con l'ambizione non me la so spiegare. È più forte di me perché è proprio un discorso di fisicità. Mi ricordate che frutto aveva Katakuri? Ah, il Moji Moji, Moji, sì, me l'ho Ok, tu dimenticato. diventava Mochi, cazzi là. Avete parlato dei 100 anni di buio? No, perché ancora non ce li ha mostrati, quindi finché non vedo non credo. Secondo me non sono mai esistiti. Questo ragazzi, cioè, se mo tocchiamo i 100 anni di buio, io sbrocco, io rende sbrocco. Io sì, sono d'accordo con letteralmente tutto quello che ha detto Kenzo. Vorrei solo ripetere di nuovo che la parte di Sanji è bellissima. Tutto ciò che riguarda Sanji lì è davvero stupendo. Mamma mia. Infatti mi fa incazzare. Mi fa incazzare perché abbiamo. Cioè, ha relegato la storia di Sanji a un arco come quello. Io proprio mi incazzo. Perché Sanji è. Porca puttana, potrebbe. Cioè, non dico che è il vice, perché là non ci sono vice e via dicendo. Però, agli occhi di tutti, è il cazzo di vice insieme a Zoro. E proprio, cioè, vice 1 e vice 2. Ho scelto tu chi è vice 1 e vice 2. Però, cioè, non puoi mettere la storia di Sanji lì. Ah, aspetta, quindi tu non ti schieri? Il No, io non mi schiero. Non mi schiero, ma è diavolo. inutile schierarsi allora a questo punto. Perché Però è divertente farlo, perché non è farlo? divertente farlo, ma cioè, è come che ne so, dire più forte Naruto o Sasuke.
Cioè, non devi stare là poi a farti le peggio pippotti, le cose, scrivi di qua, scrivi di là. No, a me piacciono entrambi a modo loro. Mi piace più Sanji perché da quando ero piccolo mi è sempre piaciuto la fierezza che ha, combattere la sigaretta in bocca, cioè proprio classico tipo che comanda tutti, maschio Sigma, cioè Sigma mica tanto perché proprio casca morto. Infatti. Però, capito, mi piace il fatto che la cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo di lui è la questione che è cuoco, che se tu gli offendi la madre, il padre, quello no, però comunque se tu gli offendi qualsiasi cosa, ok, ma se provi a toccare il cibo, se provi tipo a trattare male il cibo in generale, lui proprio ti devasta l'anima. Bellissimo. Anch'io sono d'accordissimo, cioè Sanji forse il mio personaggio preferito arrivati a questo punto di One Piece. E poi, come diceva Django, il bacio. Mamma mia, la scena del bacio tra Sanji e Pudding, che poi lo cancella. Cioè, ma con che dolcezza te l'ha raccontato, ti fa vedere i piedi di lei che si alzano. Sì. Mamma mia. Sono Wow. grazie, Betty. Entra nel club dell'anno, signori, pure lei. Buon compleanno, Betty. Let's go, Betty. No, io ho un'altra cosa assolutamente. Ho già detto ok, qui devo fare un utilizzo un esponente narrativo proprio idiota. È quello di Pudding che prende la sorella di Sanji, la mette a sedere e fa: adesso ti racconto tutto. Ti racconta assolutamente tutto, poi ti cancello tutta la memoria. E c'era fuori dalla finestra Sanji che ascoltava tutto. Ah, Cioè, ho capito. Oda ha detto: ok, ragazzi, qua devo fare scuola beautiful e capire due cose. Però, di quella parte è bellissima l'espressione di Sanji sotto la pioggia che piange. È bellissimo, ma il fatto è che è bello, ma considerando come l'ha introdotta quella cosa lì, ma Sì. non me la so goduta come avrei Espediente voluto. stupido. E Quindi comunque, voglio flexare una cosa. Io e Sensei dicevamo che Pudding mentiva sin dalla sua prima apparizione. ma sì, ma Tutti a dai. dirci: no, è impossibile. Io e Sensei eravamo lì a dirlo. Non dico che era palese, però non Putin, ragazzi. Pudding. Putin purtroppo non mente. E quindi Whole Cake Island per me no. No, grosso. Non c'è poco da fare, ragazzi. Whole Cake Island penso sia il peggior arco narrativo di tutto One Piece. Tutto. Sensei al momento non è in pari con One Piece. Però per sbaglio gli ha spoilerato il Gear Fifth. Ma spero non si sia accorto, sia perché gli ho mandato una fanart No, per altri aspetta. motivi. L'avete esplorato pure a me, bastardi, perché mi ricordo che stavamo in vacanza, stavamo là a Napoli a raduno. Ah sì! Qualcuno fa di que fa. E vabbè, mo c'è anche Gear Fifth. Io ho capito che ingenuo non sapevo ci fosse Gear Fifth perché stavo indietro. Faccio, vabbè, mo che Gear Fifth, ragazzi, cioè, siamo al quarto, calma. E quando sono arrivato a quel punto là e ho letto le Gear Fifth, ho fatto, ma sti pezzi di merda che mi hanno spoilerato sta Ma cosa. se non sbaglio, poi lì sul momento Paolo fa: Fifth, sì, volevo dire forte, una cosa del genere. Io ero lì. Oh. Ma che sbaglio, io quando Paolo ha fatto, si è corretto, proprio silenzio, nessuno ha più parlato. Mo, andiamo più sul generale. Sì. Tipo Abbiamo parlato di un flow questi. perfetto questa live comunque, lasciamelo dire. Sì, assolutamente. Abbiamo toccato i punti caldi e più recenti di One Piece. Adesso andiamo sulla macroscopia dell'opera. Proprio così, a secco, no? Ti chiedo, qual è l'arco secondo te no, che ti è piaciuto di più, ma migliore di One Piece? Enies Lobby, se vogliamo unirli, Water 7, Enies Lobby, lì è davvero livelli altissimi, soprattutto perché lì la ciurma vive tutta, cioè tutta la ciurma interagisce con altri e fra loro, cosa che non è mai più successa, se non con le gag. E vabbè, se non con sprazzi tipo Sanji e cose Sì. del Skypiea, genere. Cioè, Enies davvero arco Lobby, bellissimo. assolutamente. Ti danno, diciamo, parte ragione. Io non so se sono d'accordo con te, però è una delle cose che potrei dire pure io. Perché
lì è, per dirti, lì c'è anche il famoso cambio della nave, c'è Usopp che litiga con Rufy, c'è l'ingresso di Franky che da pezzo di merda diventa, come dire, prende, come dire, Rufy quasi come esempio di vita. Ci sono tante Robin. cose, Robin, la voglia di vivere che ha Robin, lo scontro con la CP9, dai, quell'arco lì, anzi, quei due archi lì, secondo me, sono sicuramente un picco dell'opera, a mani bassissime. Anche tutta la CP9 come nemici li sentivi. Bene, cioè, cose che per esempio non ti davano sensazioni che non senti con i cattivi di Wano. Se non quelli che hanno più screen time. Perché, per esempio, con Black Maria, gli altri che nemmeno ricordo, i due fratelli, chi se ne frega di loro? Io mi farei squadronire da Solo, ma Bleach. in forma umana o in forma. Esatto. C'è chi dice che Willix mi ha detto Skypiea, perché penso che Willix non abbia letto tutto. Però Skypiea è un altro arco assolutamente. Cioè, io so che molti si sono annoiati durante Skypiea. A me è piaciuto un sacco. Allora, la tua domanda era il migliore Non mi oggettivamente. ero Se invece oggettivamente. fosse stato soggettivamente, ti avrei risposto Skypiea. Ok, ci Poi sta, ci allora si sta. è colori, bellissimo. Mamma mia, ti Madonna, ho dato sempre colori. di leggerezza, avventura. Mamma mia. Poi c'era Gedatsu, che non a caso è stato il mio nickname Gedatsu fino a più forte. tanto tempo fa. No, Skypiea. Tanta, tanta roba. Cioè, forse è lì che ho iniziato. Oddio, non mi ricordo. Io non mi ricordo che cazzo iniziasse con One Piece. Proprio sto vuoto incredibile. Però una delle prime cose che ho visto è stata sicuramente Skypiea. E poi Rufy che si scontra con questo che si proclama Dio e anche lui lo distrugge di mazzate. Cioè proprio a quei tempi Rufy quando combatteva era proprio badass, cioè proprio cazzato nero, Cristo. E poi diciamo che tutti quegli archi narrativi là li trovo molto, come dire, molto innocenti, perché non c'era un cazzo, c'era Luffy che menava e cercava di utilizzare il frutto nella maniera più ingegnosa possibile, e c'erano dinamiche che coinvolgevano sempre e attivamente il resto della ciurma, quindi sì, Alabasta, Skypiea, fino all'Ace Lobby, spettacolare. L'unico difetto è che lì non muore davvero nessuno. Perché lì comunque. Boh. Forse. È ancora agli inizi. Oda ha detto devo fare altri soldi. Se inizia a far morire la gente mo, che cazzo faccio in futuro? E poi ripeto, è meglio non farli morire che fingere la morte, per poi dire che non è. Che Esatto. non erano morti, come con Pell, davvero da Pell è iniziato tutto. Eren è il mio secondo personaggio preferito, dopo Sanji. Eren. Ener. Ah, ho capito, Eren, ho fatto No, Eren. la confusione c'è sempre ormai, quindi. Ener e Neru, assurdo. Perché Sì, ci Ener? sono questi personaggi. Egoisti, egocentrici che dimostrano proprio questo loro egoismo ed egocentrismo, che se ne fregano degli altri, tra virgolette, per arrivare dritti al loro obiettivo, che mi piacciono un casino. Quelli che mi danno le vibes tipo la Capito. Walter White, queste cose Figo, qua. figo. Quindi per te Enies Lobby, io ripeto, non so ancora dirti. Forse sì, forse direi pure io lo stesso, oggettivamente parlando. Però preferito, preferito mio. È difficile. Preferito quello è difficile. Skypiea. Però Skypiea se la gioca. Cioè, a me piaceva anche un sacco Marineford. No, io non ce l'ho benissimo presente, però ricordo che anche Marineford era co cose che succedono di qua e di là, correre di qua, Sì, correre di là. Marineford è un puttanaio allucinante, però per quello che ha significato per me e per l'opera, penso sia tra i miei preferiti. Diciamo che è stato un bel turning point da lì in poi.
cambiata completamente l'opera di One Piece. Però sì, non il migliore assolutamente. Perché per gli stessi motivi, cioè per i motivi che dicevi tu, troppo caotico, troppi personaggi. Si vede che ho fatto un po' fatica in quella situazione là. Sì, dai, Enies Lobby, Water 7, dai, sì, miglior arco. Mettiamoli insieme pure, miglior arco. Sabo, l'arco del... Sì, vabbè. L'arco dell'arcipelago Sabaody, bellissimo. Cazzottone che tira Luffy al drago celeste, momento altissimo dell'opera in generale. Un po'... Non voglio dire frettoloso, però forse un po' troppo breve. Diciamo che Può Enies essere. Lobby, Water 7 hanno una bella durata e riescono ad essere di altissimo livello per tutta la durata. Cioè, ancora io ho la copertina, cioè la copertina, la tavola che hai messo tu di tutti quanti così che stanno lì per andare a strappare Robin. Io tutt'oggi ce l'ho impressa quella roba lì. Ogni cosa di quell'arco mi è rimasta impressa. Tu le Quelli bar. tutti che sono power-up Sì, fighissimi, sì, sì. Gear Second di Luffy, ma c'era anche Chopper in forma mostro. Sanji con il Diable Jump, Zoro che cacciava fuori le sei braccia e tre peni. Vabbè, Usopp che era diventato il fighissimo Sogeking, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente. E poi lì comunque la sentivi effettivamente in pericolo la ciurma. Soprattutto Luffy, perché Luffy stava scontando con Lucci, che era un bestione e per tutta la durata del combattimento ha dominato. E poi ovviamente Luffy è il protagonista, Shonen, eccetera, eccetera, però comunque lì sentivi che si stava in una situazione di pericolo, assolutamente. Thriller Bark vi piace? Thriller Bark a me, devo dire la verità, ha fatto cagare. Penso anche a tantissimi altri. Cosa più mi ha fatto cagare di tutte è il Rufy Zombie Bestione. Ancora oggi non ricordo come si chiama, sinceramente, la roba là. Nightmare Rufy. Sì, ma io per dirti, Thriller Bark considera che fino a quando non mi sono messo in pari, che poi sono andato a rivedermi un po' di roba di One Piece. L'avevo completamente rimossa, io non mi ricordavo minimamente di Thriller Bark, ma proprio zero, nulla, niente, ma io ricordavo dell'ingresso di Brook, però non so perché la mia mente aveva creato questo scenario assurdo in cui Brook entrava nella ciurma completamente a caso mentre loro viaggiavano. Quando poi sono andato a rivedermi tutti quanti gli archi, a rileggermi passo, cioè a rivedermi passo per passo un po' tutta quanta la trama. Ho detto, cazzo, Thriller Park l'avevo rimossa, mi si è aperto tipo un mondo, che Komoria, si chiama quella puttana di merda con l'ombrello, vabbè, quella lì, Perona. esatto, Perona, che Bastava una consonante per cadere nel tranello. tanti sì, insomma. Io se la rileggessi ora forse sarei d'accordo con te. Per il momento ti parei troppo falsati dal fatto che su Italia 1 mettevano quella e altre due saghe sempre, quindi Sì. Hai non riesco a inquadrarla. avuto il vantaggio di mollarlo subito Italia 1. 2010 mi sono buttato. No, 2009 mi sono buttato sullo streaming io. Perona che scopa con Oak, non penso sia mai successa sta cosa. Vabbè. Se ti volessi fare un viaggio dove piacerebbe andare, non mi ricordo. Orso Bartolomeo. Ah, ok, sì. Madonna. Quando tu per la prima volta arrivi a quel punto è delirio, perché vedi Rufy disperato, tutti che iniziano a scomparire, proprio presa malissimo. E lì è stata la prima volta dove si è divisa la ciurma, che poi non ho capito perché Oda ora si è impuntato col dividere la ciurma, cioè, per un po' in realtà, perché mo mi sa che penso abbia smesso, si è impuntato col dividere la ciurma isola per isola, arco per arco. Ma fissato questa cosa, Ti direi per poter gestire meglio i personaggi. Il fatto è che non è che poi chissà quale grande gestione hanno avuto i Mugiwara capito. separati. Cioè, ma tu prima hai citato Brook. Brook, no? Ma Brook. Ma che fine ha fatto come personaggio? Oddio, a Walker Calland ricordo che doveva fare che si è intrufolato. Allora, Walker Calland rubò il Il calco del Poneglyph. Però dico Poneglyph, proprio a esatto. livello di
non per forza di cose da fare, ma proprio di un di minimo di carisma. Carisma. Si parla di carisma in anche questo crescita, qualche interazione caso. Sì. interessante, È diventato un poveraccio. po' troppo la macchietta, Brooke, ma in realtà l'ho notato dal time skip. Già lì lo percepisci quando tornano. Non c'era più il Brooke di prima. Ma non c'era più in realtà, sai cosa si è perso un po'? L'interazione che c'è nella ciurma. Cioè quella Ah, sì. spensieratezza, quello stare insieme, quelle gag. L'incazzatura di Zoro che voleva affettare Luffy perché Luffy lo faceva spaventare. Zoro e Sanji che si incazzano tra di loro. Sanji che corre dietro a Nami e Robin. Cioè, so cose che comunque. Ma pure tipo non so se ti ricordi le impression, come si chiama? Le fregature che faceva Luffy di Usopp, di Aesop, di Sanji. Cioè, erano tutte cose extra, ma che servivano a costruirti, anzi a delinearti il rapporto che c'è nella ciurma, a fartela sentire come una vera ciurma, come una famiglia. Ora si sono perse completamente e sembrano più quasi come collaboratori che vanno da una parte all'altra a svolgere mansioni che altro. Si è visto qualcosina di Sanji in Whole Cake Island, però è sempre irrisorio rispetto a quello che c'era una volta, secondo me. Quando si sono riuniti, appena arrivati a Onigashima, se non sbaglio, qualche altra gag c'è stata. Però io comunque oltre alle gag vorrei anche qualcosa in più. Non Sì. solo quelle. Pure Frank, esatto. Vabbè, Chopper Chopper, serve a vendere ciao. gadget. E vabbè, l'abbiamo capito. Frankie, ecco, è un altro che è un po' così così. E poi ripeto, come diceva Sensei, una cosa che manca in Mugiwara è ricordare il loro sogno. Ne abbiamo parlato al raduno, no? In quella famosa nottata fino alle 4 che abbiamo passato a parlare di One Piece. Mi ricordo di che stai Qual parlando. è l'ultima volta che Nami ha detto che vuole disegnare la mappa del mondo? Sanji che vuole trovare l'Oro Sanji Blu, il blu, esatto. Franky, vabbè, Chopper, Brook che vuole rincontrare Lovon. Sì. Manca il sogno dei personaggi, il ripeterlo, il ricordarlo, il pensarci. Assolutamente, assolutamente. Si è un po' perso. Si è proprio persa l'anima dei personaggi della ciurma. È un grosso peccato. Era il forte della ciurma, ma anche di One Piece. Prima del time skip. Diciamo che ora. Sì, ma non è una scusa per lasciar perdere la ciurma. Assolutamente. Per questo, perché se no ci serve una saga relax di 3 volumi come Punk Hazard, perché di 10 volumi in più, porca due, vanno 14 volumi, madonna, ma che ci penso il lungo in culo. 14 volumi, porca miseria. Cioè, ti rendi conto che se non accadrà mai, ma se va avanti per altri 6 volumi, praticamente, no, non so quanti altri volumi, ma è eguaglia Demon Slayer, per dirti. Ha superato Chainsaw Man, per dire. Cioè, Chainsaw Man Sì, dura sì. meno di Whole Cake Island, di Wano, dura come Whole Cake Island. Comunque non credo ci sia ormai il tempo di avere una saga relax, perché adesso One Piece è diretto verso la fine. Quindi sicuramente ci sarà più relax e assestamento a livello di cose che succedono ai personaggi. Non devono correre. Ci sarà un periodo in cui non correranno da una parte all'altra e magari vedremo cose nel mondo, sicuramente. Però ormai One Piece è diretto verso la fine. Sì, ma per fortuna, cioè io lo posso pure capire, Oda, comunque, che stia correndo un po', che non si stia più rilassando come una volta, perché dopo 20 e più anni di serializzazione, 25? Sì, mi pare di sì. 25 anni di serializzazione, dopo aver fatto 1000 passacapitoli, 100 volumi. Non lasciamo perdere pure l'anime, i film, gli OAV, eccetera, eccetera, tutto quello che ci tiro dietro oltre il manga. Adesso lavora pure sulla serie Netflix. Fare Non so con tutto. che impegno, però c'è. Deve chiudere Oda, deve chiudere, quindi alcune cose un po' si perdono. Sarebbe figo, dai, ma io la vedo molto dura. Sì, ci starebbe.
E vai, Ante, Un'ultima cosa che volevo dire, lo stile di mo'. disegno. La merda. È Sono proprio. d'accordo. È pessimo, eh. Quanto era più, come dire, apprezzabile questo stile qua di Oda? Quanto era più anche personale, caratteristico? Era proprio, non voglio dire autoriale, però lo vedevi e pensavi subito ad Oda. Secondo me è un po' sì, l'identità di quello che è il disegno di One Piece, di quello che era il disegno di One Piece, si è un po' persa. Diciamo che pure le tavole, il fatto che sono tutte costantemente piene di roba, Viene troppo. troppo. Tu io, non fai, non riesci a seguire l'azione nei combattimenti. Non riesci a intravedere il personaggio che sta parlando nelle vignette in cui stanno letteralmente, stando parlando i personaggi, stanno dialogando, tu non vedi il personaggio, non capisci quale cazzo è il personaggio che sta parlando a momenti. Personaggi, sfondi, linee, Sì, onomatopee, balloon, non tutti c'è nello stesso profondità nelle modo. tavole. E lui per dare profondità Ah. fa sta cosa dei contorni bianchi, mo, che sono fottutamente esagerati. Perché c'erano già i tempi, Non sto dicendo questo. Però mo l'ha esasperata sta cosa, esasperata. E se non mette quei sfondi, tipo, mo ogni tanto, tipo, qua non l'ha messo, qua non l'ha messo, no, queste tavole da dove c'è l'azione, queste vignette dove c'è molta azione, evitava di metterli, mo li mette ovunque, all'inverosimile, perché sennò non riesce a evidenziare gli elementi che stanno nella vignetta, non, le tavole non c'hanno profondità ormai, cioè, a me a un certo punto mi sembrava di stare leggendo Samurai 8, Cristo Dio. Cioè, pure tipo l'uso dei. Ma sì, ma pure l'uso dei retini, dei grigi. Cioè, tutto cazzo ormai. Te li immagini il Gear Fifth con lo stile di Luffy di questi capitoli? Mamma mia, sarebbe da sborrarsi in mano, veramente. Da sborrarsi in mano. Mamma mia, cioè, guardate quanto sono pulite. Cioè, sono tavole. Come dire. In un certo senso cariche, ma non caotiche, cioè non c'è caos in queste tavole. Sono ordinate. Mamma mia, cioè io. Io c'è stato un capitolo che non riuscivo a capire cosa ci fosse nella copertina. Minchia, c'è già lì. Ma io ti ho capito, Paolo. Ma appunto perché la Però cosa è questo. gigantesca, fammelo. Dio Cristo bene, fammelo vedere bene, porca puttana. Che deve far vedere tanta roba va al di là di come impagini Pure. le cose. Bellissimo. Prendiamo tipo il 130. Cosa c'era il 130? Questo che era. Arabasta? Ok, la Skypiea questa. Che cazzo era questa qua? Non è la Skypiea. No, allora cos'è, scusa, questo? Alabasta, ok. Sareste d'accordo a far uscire i capitoli una settimana sì, una no, ma disegnati meglio? Ti direi di no, perché One Piece ormai va molto sull'essere settimanale, nel senso che di capitolo in capitolo ti mette quella cosina che ti fa parlare per tutta la settimana, quindi ormai il suo ritmo è di natura settimanale. Esatto, ma poi pure il tratto, proprio il tratto della cazzo di penna che sta sul foglio. Guarda com'era bello leggero qui. Invece ora Cristo pare che Oda prende il pennarello Giotto, fa tac e fa il contorno, Cristo. Bellissimo, bellissimo. Ecco, un'altra cosa che si è un po' persa è la navigazione, proprio il navigare, che prima era fondamentale nell'opera. Era un punto focale questa cosa che si navigava per andare a cercare la terra che c'era oltre il mare, la prossima isola da visitare. Mo è più navigare per andare a spaccare il culo al prossimo imperatore. Che vabbè, ci sta perché dici l'evoluzione dell'opera, prima pensava a esplorare il mondo, mo pensano a conquistarlo. Ci sta. Però ecco, è una delle tante cose che
di cui senti la mancanza. Ma adesso Kenzo abbi fiducia che viene con noi il grande timoniere Jimbe, e quindi si torneranno a vivere alla grande. Ah, beh, poi Jimbe è un altro che... Oh, Andri, sì, a posto, ci vediamo da 100 capitoli. Magari 100. Magari 100, esatto. 200, boh, chissà quanti sono stati. E... Vabbè. Smettiamola di pensare al passato. No? Basta. L'evento più significativo di tutto One Piece secondo te? Significativo per me o per la storia? Per la storia. Paolo dice morte di Ace. Ci stavo pensando anch'io. Sì, direi morte di Ace oppure il risveglio del frutto di Luffy. Se questo comporta qualche legame stratosferico con Joy Boy, però se no direi morte di Ace. Io Perché ha avuto troppe sono conseguenze. d'accordo. Ad oggi è quello che ha avuto più conseguenze. Non puoi dire tipo che ne so, Shanks decappella Luffy, Luffy che quindi vuole diventare pirata, perché come dire è Kira che trova il Death Note. E perciò sì, secondo me è Ace. Cioè, proprio c'è un prima Ace e dopo Ace. Sì. Ma non soltanto per i lettori, proprio per l'opera in sé, per quello che ha comportato, le conseguenze che ha avuto, e la batosta che ci ha preso la Marina, e la morte di Barba Bianca, il Barba Nera L'ascesa di che Teach. la Teach che diventa imperatore, e Ruffy che va in mental breakdown, e 2 anni di time skip. Insomma, da Ace c'è stato un bel proprio. Sì, vero, Per me il vero. Ma il tuo dialogo. personaggio preferito? Aspetta un L'hai secondo. Per detto? me il Sì. dialogo. Secondo me il dialogo Luffy Teach è il momento dove c'è. Cioè, forse uno dei momenti sono il momento più filosofico di tutto One Piece. Dove c'è, come dire, la filosofia che c'è alla base di One Piece. I sogni degli uomini non moriranno, non finiranno Bellissimo. mai. Bellissimo. Che poi io sto vedendo un video dove praticamente c'è questo tizio che parla del come viene presentato Shanks e come viene presentato Teach. E quindi Barba Nera. E ti vengono presentati entrambi allo stesso modo. Con Ruffy che sta a mangiare e c'è suo tizio a fianco che conosce, che è un pirata. Sì. Prima Shanks e poi Teach. Fighissimo. È un diciamo che, come dire, è un parallelismo assolutamente ficcante. No, Mike, mi dispiace, siamo in chiusura, uno scherzo, non so se siamo in chiusura o no. Vatte poi lo linko perché è bello quel video, molto bello. Sì. Il tuo personaggio preferito l'hai detto prima. Domanda è questa. Shanks il rosso, signori, Mamma l'essere mia. più forte della galassia. Cioè, Normalone, Kenzo. ragazzi, Shanks non lo puoi battere. Non lo batti, Shanks. Secondo me, nel momento in cui Barba Bianca è morto, lui aveva un frutto normale che sapeva essere dello stesso tipo del frutto di Barba Bianca, e il frutto si è reincarnato in quello. E poi se l'è mangiato. Quindi poi la domanda si sposta a come fa Teach a poter avere due frutti, però questo davvero genererebbe una discussione troppo lunga. No, bah, cioè, se ci mettiamo a discutere di queste cose qua, finiamo alle 4 di domani mattina. Io Kizaru per la svogliatezza. Kizaru è un fighissimo, un figo Kizaru. Lo vorrei rivedere, visto che ormai non abbiamo più sulle notizie, magari che ne so, è finito morto da qualche parte. Sta ancora tipo sul divano a vedersi a fare la maratona di Beautiful. Valorante.
Top 3 personaggi al volo. Sanji Enel. Teach, credo. Ok. Per me Shanks, Sanji e Garp. Ci sta. Garp, signori, è la chiave di tutto. Garp che non riesce a decidere la famiglia o il lavoro. Uno dei più bei personaggi di One Piece. Django, perché non ne parla Oda? Quando Oda tornerà a parlarne, ne parleremo anche noi di Usopp. Cosa ti ispira la serie Netflix? Che cazzo ne so, non si è visto niente. Hai buone speranze? Non parto mai prevenuto, non so come quelli. Dio che schifo, perché devono fare un live action? Oddio, non si tocca, un'opera della mia infanzia. No, vabbè, magari esce una cosa ficcante. È difficilissimo che riescano a Sì. fare qualcosa di buono perché One Piece è molto, cioè, è un anime, anzi un manga, è molto caricaturale, è, Soprattutto il diciamo, primo. estremizza molte cose, esteticamente. Soprattutto, quindi non so come riusciranno a cavarsela. Però ecco, se riescono a fare qualcosa di buono, ben venga. Sarei il primo a dirlo. Anch'io sono d'accordo. Kobe? Onesto. No, dico Kobe, cioè in generale. Onesto. No, basta, cioè, dico Kobe. Boh, vabbè, onesto, ci sta. Non mi Non sembra. so. Non lo so farmi troppo un parere su Kobe. Onesto, sì, ci sta. Vabbè, dai. Rada. Ce ne vuole ancora di tempo fino ad arrivare al Gear 5. Secondo me è bellissimo il personaggio di Kobe e come si relaziona con Luffy. Il fatto che vede Luffy come un esempio da seguire nonostante Luffy sia un pirata. Perché comunque Kobe è il marine che va, cioè il membro della marina che va ben oltre l'essere pirata di Luffy. Che apprezza, cioè, lo apprezza in quanto persona più che in quanto pirata. Cioè, lo apprezza in quanto persona più che dispregiarlo in quanto pirata. Secondo me è bellissimo. Pure il fatto comunque che Kobe non, cioè, deve andare fino in fondo col suo essere parte della marina, altrimenti comunque non, come dire, non, sarebbe un disonore anche per Luffy che l'ha salvato. Luffy che ha detto tu vuoi essere un marine, vai fino in fondo. Sono tutte cose che ricordo poco. Kenzo, non sono esperto come te su One Piece. Il più forte, signori! Senza un braccio, solo la spada, ferma tutto. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Bravo, un bel discorso, giovane Yeah! soldato. Ma sai Yeah, che non me lo ricordavo grazie, proprio il Luffy. doppiatore di Armato di Shanks? coraggio, ha Cambia rischiato la un propria doppiatore a vita puntata, però vabbè. radicalmente Ah, ecco per perché non me lo ricordavo. cambiare il destino dell'intera umanità. Presto, portalo dentro. È È lui il arrivato. nostro uomo, Non avete signori. fatto i conti con me? Eccolo Kizaru, per chi non ricordasse chi non ricordava chi fosse. Mette giù quel dito. Cioè, ragazzi, questa cosa. Quanto cazzo deve essere forte la ciurma di Shanks? Cioè, questo qua arriva, punta la pistola a Kizaru. Kizaru si caga sotto. Cioè, un po' fuori di testa. Chissà quando la vedremo. Oh, ma bene, c'è anche Ben Beckman. Chissà quando la vedremo in Guardate! scena. Chissà la vedremo in Immersione! scena Esatto, al ci fa massimo della qui potenza. uno dei quattro imperatori del nuovo mondo! Ma quello è Shanks il Rosso! Mamma mia, signori. Ma chi ne frega un cazzo a Shanks? Chi ne frega un cazzo? Poteva starci pure Silvio Berlusconi, lì lui fermava tutto lo Sono stesso. venuto qui allo scopo.
di porre fine alla guerra. Mamma mia, comunque mi danno fastidio le particelle che volano nell'anime di One Piece. Sì. Shanks il Rosso, per l'esattezza l'uomo che ha trascinato Rubber nel mondo dei pirati. Magari, come cazzo fai a non dire che... Cioè, è fortissimo! Non c'ha un braccio, non c'ha un cazzo, e rompe ma un conto è che è forte, un conto è che è figo, forte. Un conto è che è importante. Ma come fai a dire che è il personaggio preferito se si è visto due volte? Per questo, cioè, non si è mai visto, ha fatto più lui che Chopper in tutta la trama di One Piece, Cristo. Cioè, è una cosa assurda. Immagino, allora la top 3 di Kent deve essere Shanks, Dragon... Al terzo posto chi ci mettiamo? Un altro personaggio figo, misterioso che non si è mai visto. È Joy Boy. Joy Boy, top. La top 3 di Kenzo. Mica. E Im, dai, Im lo mettiamo al quarto posto perché ha fatto già troppo. Si è fatto vivo. Cioè, più cose fai, peggio stai nella classifica di Kenzo. Cioè, è fuori di testa. Tu non... Cioè, è troppo forte Shanks, non lo puoi battere. Cioè, se arriva un certo punto della trama, tipo che ne so, per qualche strano motivo c'è Rufy contro Shanks, spero morirà Rufy. Devi morire Rufy. Ciao, Rada. Non c'ha senso se no, Shanks è troppo forte. Quindi... Bella chiacchierata. Esatto. Abbiamo passato 2 ore a parlare di One Piece. Chi l'avrebbe mai detto? Immagino a tornare indietro di 2 anni a pensare. Tra 2 anni starò in live a parlare per 2 ore di One Piece. Immagina pensarlo nel periodo in cui odiavamo One Piece. Non l'abbiamo mai odiato. Odiamo più che altri fan di One Piece. Li odiamo tutti. No, quello ancora. No, scherzo, ragazzi. Dovete seguirci adesso. Quindi dobbiamo far finta di essere buoni nei confronti di tutti. Yeah, I like One Piece. Yeah, best ci scherzava con il fatto del flashback di Oden. Cioè, era per Goliardia.